Il 25 aprile è l'anniversario di un giorno decisivo che ha cambiato per sempre la storia maceratese e italiana. Giorno composto da fatti essenziali, ma anche carico di significati simbolici. Le circostanze storiche e simboliche della liberazione evocano innanzitutto il movimento resistenziale, così come i nostri stessi partigiani hanno voluto da subito descriverlo. Un movimento strutturato, con alla testa la dirigenza cellenista, la cui guida si estendeva sui gruppi gappisti e sulle brigate partigiane operanti in montagna o in collina. Questo, nella sua compagine essenziale, era il movimento di liberazione. Noi oggi sappiamo che le sfumature erano molteplici, che la resistenza cosiddetta civile, di uomini e donne senza armi, ebbe un peso determinante, che dietro alla struttura vigeva non di rado lo spontaneismo e l'improvvisazione, che la resistenza era anche, al di là della retorica, vita da rifugio di alcune centinaia di uomini, eccezionalmente motivati, ma malamente armati, costretti a fare i conti con la schiacciante superiorità militare delle forze nazifasciste. E dire questo nulla toglie al merito dei nostri partigiani, ma semmai lo accresce. Nessuna contromemoria può negare l'evidenza, squisitamente simbolica, ma dell'importanza che i simboli rivestiranno in questa storia, i partigiani già allora erano perfettamente consapevoli, consci che la nascita dell'Italia nuova aveva fame di riti non meno che di atti. Nessuna contromemoria può quindi negare l'evidenza simbolica che a entrare per primi nella città di Macerata furono i partigiani. I partigiani del gruppo Bande Nicolò, per i quali, per usare le parole di uno di loro, Pino Pinci, arrivare prima delle truppe alleate è una speranza che ci gonfia il cuore. A differenza di molte altre città italiane, Napoli nel 43, Firenze nel 44, Genova e Torino nella primavera del 45, solo per citare le principali, Macerata non riguadagnò la libertà attraverso l'epopea militare. Eppure, come è ovvio, la mancanza di un'epopea non rese meno significativa la conquista della città che per 10 mesi era stata in mano all'occupante tedesco. Parlare della liberazione di Macerata significa prima di tutto cogliere l'importanza della valenza politica e simbolica data dalla riappropriazione di uno spazio urbano. Vie e piazze, che per molti mesi erano state nelle mani del nemico, presidiate dalle divise nere dei Saluini o dagli autoblindo della Wehrmacht, che improvvisamente venivano espugnate dalle variopinte uniformi e dagli inverosimili mezzi di trasporto dei partigiani, mentre la folla accorreva ad abbracciare i liberatori con le lacrime agli occhi. Così diventavano luoghi di conquista palazzi, uffici, case, che durante l'occupazione erano stati spazi di paura, di dolore, di vergogna, laddove i nazifascisti avevano imprigionato, torturato, ucciso i banditi. Così venivano chiamati coloro che combattevano nella resistenza. Liberare Macerata significava conquistare i luoghi del dolore e dell'orrore, ma anche quelli del potere, come il comune, la prefettura, ma anche le carceri di Santa Chiara, dove furono rinchiusi antifascisti e partigiani. Alcuni di loro consumarono in quel luogo le loro ultime ore di vita, prima di essere uccisi. Tra tutti, ricordiamo Mario Batà, partigiano a capo del gruppo di Frontale, catturato in seguito a una delazione. Quella di Mario fu un'esecuzione che agli occhi di chi la compì doveva essere esemplare. Venne legato a un palo e sul suo petto nudo il plotone di esecuzione esplose 8 colpi di pistola. Le sue ultime parole, vergate forse nello stesso carcere, furono per la famiglia, alla quale scrisse: «Perdonatemi se ho preposto la patria a voi». Liberare Macerata significava impadronirsi di quelle che erano state le sedi del potere nazifascista,
la casa del fascio di Piazza Mazzini, la sede del comando militare tedesco di Corso Cavour, la sede delle SS di Via Spalato, tanto per citarne alcune. Significava anche liberare tutte quelle abitazioni private in cui si nascondevano persone, o armi, o radiotrasmittenti, e nelle quali si riunivano gli antifascisti, come casa di Lauro De Angelis, nella quale si incontravano clandestinamente Vincenzo Cabascia, Alfonso Petinari, Nino Sciaman, Alcide Silenzi, Rodolfo Sarti, tutti uomini il cui contributo alla lotta del fascismo prima e del nazifascismo poi fu altissimo. Ma anche la casa di Dora Ferretti, allora giovane donna residente in via Costa, che ospitò Don Mario Vincenzetti, tra i primi rappresentanti del clero a unirsi alla lotta partigiana, il quale si rifugiò da lei dopo l'evasione dalle carceri cittadine. Evasione che terminò rocambolescamente con la caduta del parroco da un tetto, situato tra i vicoli Costa e Monachesi. Significa recuperare quegli spazi che per noi oggi sono diventati i nostri luoghi della memoria, luoghi importanti per la comunità che li custodisce. Come il territorio, allora in aperta campagna, in cui il 14 giugno del 1944 fu trucidato da militi tedeschi Pasquale Infelisi, comandante del gruppo dei carabinieri di Macerata. Significa anche ridare ai cittadini la possibilità di ritornare a circolare per le strade senza timore di essere aggrediti. Come accadde ad esempio a Secondo Angeletti, falegname maceratese che in via Fratelli Ciccarelli venne schiaffeggiato e percosso con un bastone da tre squadristi, reo di non aver fatto il saluto fascista al passaggio di una sfilata di mutilati. Ma il luogo simbolo della liberazione di Macerata è Piazza della Libertà. Verso Piazza della Libertà, come fossero chiamati all'urgenza di un dovere liturgico, si recarono i partigiani e le varie compagini alleate che via via giunsero a Macerata. Fu in Piazza della Libertà che il rito della liberazione viene pienamente compiuto. Il 30 giugno del 1944, quasi con un anno di anticipo rispetto alla liberazione definitiva del paese, Macerata si liberò dal fascismo e dal nazismo. La città festeggiava finalmente. Non era avvenuto il 25 luglio del 1943, alla caduta di Mussolini. In altre città, compresa Ancona, si registrarono manifestazioni di giubilo, ma non a Macerata, dove i mattinali dei carabinieri annotarono che solo pochi animosi, nella notte e al mattino successivo, si scagliarono a martellate su alcuni simboli di pietra. I due fasci littori, ai fianchi dell'orologio del Palazzo degli Studi, quelli della Casa del Fascio di Piazza Mazzini e quello della fontanella che ancora oggi si trova nel cortile del municipio. Non era avvenuto l'8 settembre del 1943, all'annuncio dell'armistizio, benché gli episodi di ostilità al fascismo si moltiplicassero. Ma una volta liberate, Macerata e l'Italia tutta, si svegliarono dunque improvvisamente antifasciste? Come per una dispettosa sineddoche della storia, la liberazione dell'Italia evoca il tabù di un popolo italiano divenuto concretamente e massicciamente antifascista tardi. Evoca il tabù degli italiani divenuti linciatori di Mussolini dopo essere stati suoi adulatori. Lo sapevano bene i nostri partigiani. Lo sapeva Augusto Pantanetti, comandante del gruppo Bande Nicolò, quando affermava: «Sulla formazione e sull'attività delle bande maceratesi esistono solo alcune relazioni brevi e incomplete. E non può essere diversamente se si pensa al particolare momento in cui vennero redatte. Non si deve dimenticare che non appena liberata, Macerata fu invasa letteralmente dai politicanti, il cui precipuo intento fu quello di accaparrare qualche parte di quanto era stato fatto». È giusto nominare senza timore questi tabù.
Ed è giusto farlo in giorni come questo. Scoprire i limiti dell'antifascismo, per smitizzare l'antifascismo, anche come antidoto all'oblio dello stesso, non equivale affatto a disconoscerne l'immenso merito storico. Quello che conta veramente è che il 25 aprile fu il giorno della nascita di una patria nuova, perché fondata sopra valori diversi da quelli del ventennio mussoliniano e dall'ottantennio sabaudo, i valori dell'antifascismo e della democrazia. I numeri in questo caso contano poco. A noi non tocca calcolare quanti furono gli italiani che vissero la liberazione come una nascita da favorire e quanti quella nascita la subirono. A noi tocca di riconoscere che quanti la vissero come una nascita o come una rinascita erano gli italiani migliori. E tra questi, naturalmente, i partigiani. Partigiano, ci insegna Beppe Fenoglio, è una parola tremenda, oltre che splendida. Perché partigiano, come poeta, è parola assoluta rigettante ogni gradualità. E noi vogliamo ricordarli tutti, quelli che sono morti per la realizzazione di questo giorno, quelli che ci hanno lasciato da tanto tempo, quelli che ci hanno lasciato da poco, quelli che sono ancora qui. E li vogliamo ricordare non come eroi, ma semplicemente come uomini e donne. Sono gli uomini e le donne che davanti alla morte chiedevano al plotone di esecuzione di poter morire abbracciati. Sono quelli che pregavano, che rivolgevano le loro ultime parole alla madre. Quelli che semplicemente non volevano morire perché erano giovani, perché una lunga e felice vita li aspettava in un'Italia migliore. Ma la nascita di quell'Italia migliore era ciò che li aveva spinti a combattere e che li portava a morire. Niente di più lontano dalla bella morte virile e eroica cercata dai militi della RSI. Gli uomini sono uomini, scriveva Emanuele Artaud nel suo famoso diario partigiano. E dato che, lo abbiamo già detto, i simboli hanno in questa storia lo stesso valore dei fatti, non possiamo non rendere omaggio alla bandiera del gruppo Bande Nicolò, che fu piantata il 30 giugno 1944 in un altro luogo simbolo della liberazione maceratese, il monumento ai caduti. Le rendiamo omaggio con le parole di Augusto Pantanetti. Se è vero che ogni simbolo, ogni bandiera, testimoniano il coronamento di un'epopea, la gloria di una conquista, l'esaltazione di una vittoria, è anche vero che nel nostro caso indica l'unione e la forza dei combattenti della libertà nel secondo risorgimento d'Italia. Nell'ultima azione del gruppo per la liberazione della città di Macerata, essa procedette con le avanguardie del reparto, giunte assolutamente prime nella città liberata e, posta sull'area del monumento alla vittoria, determinò il diritto degli italiani a fregiarsene per la conquistata libertà. Pantanetti conclude con le seguenti parole, che facciamo nostre a suggello di questa importante giornata. La bandiera di combattimento del gruppo Bande Nicolò è oggi entrata a far parte dei cimeli risorgimentali. È una vecchia, sbiadita bandiera che ha sprizzato faville di gloria e le faville, senza pericolo di estinguersi, continuano a resistere magicamente, come se niente ancora fosse finito.